Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera e non c'è due senza tre, ecco qui Pallavolè, è la terza puntata infatti di questo appuntamento con la Pallavolo. Tre sono gli ospiti, li presento subito e sono Felice Sette partendo dalla Serie A2. Complimenti, questo buonasera. Attaccante bravissimo della Civa Service in Pavia d'Ortone è stata un'autentica rivelazione e per un periodo forse è stata corteggiata proprio dal Pineto, rappresentata come società dell'ABBA dal bravissimo allenatore Gianni o Giovanni Rosichini. È la stessa cosa. Gianni, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. E poi c'è l'addetto stampa, o meglio il responsabile della comunicazione, che lavora veramente tantissimo, il nostro Ciavarelli, un altro Giovanni Ciavarelli. Naturalmente stiamo parlando della Seco Service in Pavia Ortona. Giovanni, ti ho lasciato per ultimo, ma in realtà sei sempre il primo, perché io devo difendere quelli che fanno giornalismo. Meglio insomma, per ultimo. Tra colleghi così. Allora, questa presentazione doverosa, io devo fare un po' di comunicazioni rapidissime. Intanto vi ricordo che le repliche della nostra trasmissione vanno ogni mercoledì dopo la puntata, verso mezzanotte e mezza, praticamente c'è quasi subito la replica, il mercoledì appunto, mentre noi andiamo sempre in onda il mercoledì alle 21.30. Il giovedì alle 17.30 c'è un'altra replica su un canale 14, naturalmente TV6, ma anche sabato mattina alle 12.30. Bene, per quanto riguarda invece le gare, proprio quella del Pineto va ogni lunedì alle 20.30, gara integrale dell'ABBA Pineto sul canale però 287, dove va anche ogni martedì sempre alle 20.30 una gara di Serie C o maschile o femminile. Seguiremo la C fino in fondo. Rapidissimamente, io devo fare un paio di dediche, ma intanto voglio far sentire il cordoglio della nostra redazione al bravo Carmelo, pubblicitario indimenticato e indimenticabile. Per quanto riguarda invece un saluto, un grande saluto a un grande amico, Gigino Ieni, che ci segue sempre puntualmente, che ha scritto tanta storia gloriosa del volley teatino e non solo. Naturalmente i presenti non possono ricordarsene. Per quanto riguarda i saluti ce n'è un altro, così come saluto uno chef dalle mani d'oro ed educate quanto lui, Giacomo. Bene, tutto questo doveroso, partiamo subito perché c'è qualcuno che poi ci deve, tra virgolette, lasciare. Prima ancora però vi affido ai titoli, che sono uno a testa, nel senso che ci sono soltanto due, anche perché in Serie B non si è giocato se non per un recupero che riguarda una squadra abruzzese. Un'impavida, ortonesi a piene mani, con orgoglio sui bresciani. Va bene Giovanni, promosso? Mi promuovi? Promosso. Promosso. Per quanto riguarda invece ai noi l'ABBA Pineto, vediamo un po', Pineto un altro passo indietro, non è proprio una rima piena, un'assonanza. Per quanto riguarda il resto, cercasi sorpresina, riscatto a Galatina? Mister, che dici? In realtà una sorpresona sarebbe. Beh, una sorpresona, in casa abbiamo vinto, cerchiamo di fare una buona partita a Galatina e uscire da questa situazione temporaneamente negativa. Semplicemente perché il momento no, però io ho un buon presentimento, ma naturalmente me lo tengo per me, anche se l'ho detto pubblicamente, però chissà, potrebbe succedere quello che sarebbe dovuto accadere in realtà col Palmi. Però gli scontri diretti mi pare che vi piacciono di più, giusto? Beh, direi che per adesso negli scontri diretti siamo stati bravi, ma a parlare di scontri diretti in questo tipo di campionato è complicato, perché secondo me gli scontri diretti sono ogni settimana con ogni squadra, perché non ci sono squadre che si possono definire materasso, né ci sono squadre che si possono definire imbattibili. Gianni, tra l'altro gli scontri diretti si sono ammucchiati in questa coda della prima fase. Perché voi giocherete a Galatina, poi però si incontreranno Galatina e Grottazzolina, se ricordo bene nelle Marche, e poi Grottazzolina nell'ultimo turno scenderà al Pala Santa Maria, cioè giocherà contro di voi. Esattamente. Quindi è tutto ancora in discussione. Così. Può succedere ancora di tutto, giusto? Sì, certo, può succedere ancora di tutto, perché io non trascorrerei nemmeno le altre partite, che sono tutte partite da verificare, insomma, ecco.
Beh sì, chiaramente da allenatore è buon fiuto, dopo questo periodo no, inevitabilmente si deve temere qualsiasi avversario, pienamente d'accordo, però per quanto riguarda i numeri li vedremo fra un po' con la classifica aggiornata. È chiaro che bisogna fare i calcoli in tasca per arrivare al primo posto, anche se poi insomma, voi siete nel gruppo comunque che farà i playoff. Per quanto riguarda la Serie A2 facciamo un passo indietro per quanto concerne l'ospite. Felice 7, allora vediamoci insieme intanto il quadro dei risultati della 19ª giornata, vediamo insieme ricordando il successo vostro 3-2, ma quanto ci fate soffrire quel povero telecronista che non finisce mai, una partita 3-2 dura 2 ore e 2 ore e mezza circa. Va bene, allora il Bergamo, clamoroso, vero questo risultato, perde ancora dopo la sconfitta a Brescia 2-3 in casa col Siena, che comunque non è certamente una squadretta. Però insomma è un po' in affanno la formazione aerobica, eh? Un po' una sorpresa o no? Ma forse non tanto, perché Siena è partita male quest'anno, ma una grande squadra, quindi ora è in un bel momento, viene da un bel po' di vittorie. E Bergamo allo stesso tempo magari ha altri obiettivi, ora pensa più alla Coppa, quindi ci può stare che lasciano qualche partita. E Siena sta giocando bene, ho visto anche la partita, secondo me ha meritato, sono stati più lucidi nei momenti decisivi. Tutto qua. Va bene, allora proseguiamo, riprendiamo il filo conduttore dei risultati con il KO del Taranto sul campo del Santa Croce, che tra l'altro affronterete a breve. Voi avete battuto il Brescia, che aveva liquidato con un secco 3-1 proprio il Bergamo, con la prima sconfitta stagionale dei bergamaschi nella partita precedente. Avete vinto 3-2, diciamo con un po' di sofferenza, 25-22, 25-21, sembrava fatta, un po' a sorpresa questo inizio considerando l'assenza di Cantagalli, ancora una volta ha giocato soltanto per qualche stralcio di partita lì avanti per alzare il muro, ma pochissima roba, forse non ha toccato neanche un pallone. 16-25, 22-25 siete riusciti a perdere poi il terzo e il quarto set, però vi piace il brivido e quindi diciamo, arriviamo al tie break e poi ribattiamo, infatti avete vinto nettamente 15-7 nell'ultimo set e non c'è storia assolutamente, con un bel sospiro di sollievo del povero vostro Nunzio Lanci che non ce la faceva più. Va bene, poi 3-1 perso il Mondovì sul campo del Lago Negro, 3-1 vinto il Reggio nell'Emilia sul campo di Castellana Grotte, che sarà tra l'altro l'incontro l'ultimo della prima fase per voi. Per quanto riguarda il Cuneo, ha battuto 3-2, anche questo un po' a sorpresa parzialmente, il Cantù, che sarà la prossima vostra avversaria domenica 7 marzo, andrete proprio a Cantù, attenzione. Poi la classifica, Bergamo 48, nettamente avanti con una gara in meno, Cuneo 34, Taranto 32, ma deve recuperare ancora 3 gare, la squadra pugliese compresa quella contro di voi il 17 di marzo, ma poi ne parleremo con Giovanni. E 31 punti per il Siena con una gara in meno, l'Assieco ha 29 punti ma con 2 gare in meno, 29 anche il Reggio nell'Emilia con una sola gara in meno, Brescia 27, Santa Croce 26, deve recuperare un incontro, a 25 Castellana Grotte, Cantù 18, Mondovì 16, Lago Negro con una gara in meno, 12 punti, vi ricordo che non ci sono retrocessioni. Allora Felice, adesso noi ci rivedremo un po' qualche immagine della partita vostra. E la prima domanda, visto che c'è il mister collegato anche lui via Zoom, perché così possiamo e dobbiamo fare, è vero che sei stato corteggiato, usiamo questo termine così, proprio dal Pineto? Potevi anche finire al Pineto quest'anno? Sì, sì, è vero, ma se non ricordo male forse due stagioni fa anche a Civitanova, sempre dal mister. Ah, quindi un estimatore tuo, ho azzeccato la giornata allora io a invitarvi insieme. E quindi sì, per due volte sono andato molto vicino, devo dire, poi ho avuto l'occasione di andare in A2 e ne ho approfittato, diciamo. Hai approfittato di una categoria che tra l'altro ti appartiene, tu hai giocato al nord, a Bergamo, un anno, una stagione? Sì, ho fatto una stagione bene a Bergamo, sì esatto, 2 stagioni fa. Quindi l'aria della due l'avete già respirata. E poi era lo stesso anno in cui dovevo scegliere tra Civitanova oppure Bergamo. Però dai, sono soddisfatto anche della scelta che ho fatto. Beh, quindi, ci credo, sì. È andata bene a Bergamo, abbiamo fatto finale playoff, quindi... Ah beh, quella scelta, io dicevo quella di Ortona, ci mancherebbe. Gianni, approfitto e poi passiamo alle immagini e al racconto della partita.
È vera questa storia, dunque, l'ha confermata Felice. Eravate quasi in procinto di catturare questo ragazzo che sta facendo non bene, non benissimo, ma di più a Ortona. No, Felice è un ragazzo veramente molto bravo. Io l'ho conosciuto quando facevamo le giovanili, lui era a Castellana Grotte, e da quella volta c'è stata una corte serrata, come giustamente ha detto lui, prima a Civitanova, quest'anno a Pineto, e mai, da, mai dire mai comunque. Ecco. Certo, grazie mister. Quindi già il futuro assicurato, Felice. Però spero di continuare a fare bene così. Senti, Giovanni Ciavarelli, approfitta perché c'è Felice che poi deve andare via. Quale curiosità ti vuoi togliere nei suoi confronti? Io ho già parlato abbondantemente di lui nella prima e nella seconda puntata, perché è il giocatore, secondo me, il più positivo anche a livello di continuità. È stata una sorpresa perché i centimetri che gli mancano, io l'ho detto senza nessuna offesa, ci mancherebbe per questo sport in A2, però li sa benissimo poi recuperare in un'altra maniera, perché un ragazzo estremamente intelligente, sa sempre quello che deve fare, pur avendo muri di gente di 2.05, 2.01, di solito i centrali più o meno quelli sono, i centimetri giusti, però lui riesce ad anticiparli con un gioco veloce, grazie anche a un certo Matteo Pedron, senz'altro, ma soprattutto alla sua capacità di intervenire con una frustata rapidissima. Giovanni. Sì, ma non solo la fase di attacco, è importante anche il servizio. Grazie al servizio di Felice, credo che abbiamo vinto, se non recuperato, due partite intere. Sequenze di servizi importanti, ace sporchi o comunque fastidio alla ricezione che poi non riesce a ricostruire bene il gioco. Io penso che abbiamo recuperato due set, se non due partite intere, grazie al servizio di Felice. Quindi la curiosità che ti vuoi togliere qual è? Com'è che sai battere così bene? Perché sei capitato nella giornata sbagliata. Guarda che contro il Brescia ne ha sbagliate 7 di battute. 7? Ne ha sbagliate 7, giustamente. Ne ha sbagliate 7, ma ricordo che con un filotto ci ha fatto recuperare un set intero. Sì, sì, d'accordo. Allora, chiamiamolo in causa, visto che abbiamo parlato solo bene, questo difettuccio è anche, dall'altra parte, anche un merito, Felice, perché è vero, ha realizzato anche tanti ace decisivi in determinate altre partite che Giovanni giustamente ricordava, però tendi anche a sbagliare. C'è una ragione legata anche qui ai tuoi centimetri oppure una questione soltanto di sincronismi? Perché sei molto bravo, batti molto bene, però deve passare la palla, non sempre passa. Sì, 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 certo. No, in settimana sono andato molto bene in battuta, quindi anche sotto consiglio di lanci dell'allenatore ha detto di forzare, quindi poi quando vai in battuta per tirare tutte le battute c'è una grande probabilità di sbagliare, quindi domenica sì, ho fatto un po' tanti errori, però a tratti. Stati momenti, ricordo un momento del set decisivo dove ho fatto belle battute, sono semplicemente partito male, ho fatto tanti errori, poi in battuta se perdi fiducia diventa un po' difficile. Felice, ti dobbiamo trovare il pelo nuovo, no? Perché vai molto bene, 48% in attacco, tra l'altro anche un muro vincente, un muro punto hai fatto, se te lo ricordi, 74-49 ricezione, dove sei anche molto bravo, molto attento, anche lì bisogna sottolineare i tuoi meriti, 16 punti complessivi, ma sono tra virgolette pochini se confrontati alla trasferta di Lagonegro, dove tu, non so se hai battuto il record personale, credo di sì, 29 punti in A2 non li avevi mai fatti, non mi dire di sì. Perché ma credo neanche in Serie B di averli mai fatti. Forse neanche in Serie C. E allora non ho sbagliato. È stata una grande giornata che ricorderò, indimenticabile, perché capita veramente raramente ai giocatori, soprattutto come me, di fare tutti quei punti, però sono contento. Ringrazio anche tutta la squadra perché è anche merito dei miei compagni se sono riuscito a fare tutti quei punti. Chiamiamo in causa la geografia, perché forse non eri tanto lontano da casa tua, perché Lagonegro, provincia di Potenza, da Altamura non è poi lontanissima, è così? Sei di Altamura, giusto? Sì, sono di Altamura, sì. Altamurese? Altamurano? Altamurano. Ah, bene. Sì, sono 2 ore, tra l'altro è una società in cui anche loro mi hanno sempre chiamato, un po' corteggiato, quindi
conoscevo già e ho fatto diverse amichevoli, diverse partite già contro, quindi era una società che già conoscevo, è un ambiente che conosco. Bene, quest'Ortona come la giudichi? Una squadra che tra l'altro in questa partita contro il Brescia di muri vincenti non ne ha realizzati molti, 3 contro i 10 della squadra capitanata da un certo Cisolla che di punti ne ha fatti 13, molto bene ha dato il centrale loro, Esposito 18 punti con il 71% in attacco, la bellezza di 6 muri punto da solo, grande prestazione, così Gagliani, l'ex, l'altro ex, con 15 punti, 16 bisi per quanto riguarda loro, voi avete sbagliato 15 battute di più loro, 18, 5 ace complessivi vostri, 3 dell'altra squadra, 67-42 di media per quanto riguarda la vostra ricezione, bene l'attacco con 52%. Complimenti anche al capitano Felice, sei d'accordo? 13 punti, Simoni è stato ospite l'altra settimana e gli avevo rimproverato di aver fatto pochi punti in attacco, stavolta si è vendicato, 77% offensivo con un 10 su 13, quindi ben 13 punti in tutto, però di muri niente, quindi è tornato ai suoi standard. Così se ci sta a sentire ci c'è due parole. Sì, grande, grande Michele. Era, per lui è stato un periodo un po' nero. E dopo il Covid ha fatto un po' fatica a rientrare, però ora siamo rientrati tutti. Siamo tutti bene, quindi anche si vede. Ha superato questa situazione. Sì, si è superato questa situazione. Cantagalli come sta? Come? Cantagalli come sta? Diego, bene, ieri è tornato penso al 100%, ha preso una piccola storta, ma penso non sia nulla di grave, quindi speriamo di averlo meglio. Giovanni Ciavarelli, Giovanni, tu hai notizie più dettagliate, ci sarà Cantù? Diego? Guarda, la lesione per cui era stato fermo pare che stia migliorando, adesso di questa novità non, onestamente non ho fatto in tempo ad informarmi. Speriamo che ce la faccia, anche perché speriamo di sì. Chiaramente sì, ma c'è Carelli che è sempre pronto. Giovanni Ciavarelli, sempre sì, in linea puntualmente l'Ortona con i suoi infortuni, no? La sì, buona sì, dose di infortuni c'è sempre durante il percorso, è così. Sono sì, ormai sono decenni ormai. Una tradizione consolidata. Sì, sì. Sì, ridiamoci su, dai, facciamo così. Allora, torniamo alla partita e poi passiamo al mister Rosichini, anche perché dobbiamo congedare entrambi fra non molto. Giovanni, resteremo soltanto io e te, poi parleremo un bel po' di questa Sieco Ortona. Per quanto riguarda la vostra partita, Felice, sì, un punto anche di Pedron, 20 punti di Dario Carelli, che ha sostituito appunto Cantagalli con 50% offensivo e un muro punto. È un giocatore diverso anche dal punto di vista della reattività emotiva, perché tu per esempio esulti fino a un certo punto, lui invece si carica tantissimo. Ci hai fatto caso? Ed era pugliese come te, no? Giusto? Sì. Di Bitonto mi sembra che sia. Di Bitonto, sì, esatto. Bitonto, come dite voi? Di Bitonto, Baltamura, come parlate voi? Sì, pugliese. È quello l'accento. Ah, meno male, vabbè. Dario sì, è stato bravissimo, ha fatto una grande prestazione, no? Sì, Dario, per me lui è molto forte. E appena può, che ha spazio, è sempre dimostrato che può giocare in questa categoria. E poi di certo della sua grinta ne fa la sua forza, è uno che esulta sempre, si carica e ha bisogno di esultare in quel modo per aiutare, diciamo, se stesso a giocare, quindi trascina anche un po' tutti, questo è anche bello. Bene, mi fa piacere che tu dica questo. Non abbiamo dimenticato l'altro centrale, Menicali, con 8 punti, un bel 78% in attacco, un 7 su 9 e un solo muro punto. Allora, Felice, parliamo un attimo rapidissimamente perché poi ci spostiamo sul fronte Pineto, di questo rush finale, perché voi avete due recuperi, il 10 e il 17, tutti e due in casa. Diciamo che sulla carta ci sono parecchi punti a disposizione ancora, avete un altro turno interno col Castellana e due trasferte a Cantù e Santa Croce, se la memoria non mi inganna, 5 gare da effettuare, 3 in casa. Esatto. Significa puntare a una posizione diversa e soprattutto evitare la prima fase dei playoff, che è quella che ha a che fare con la settima, ottava, nona e decima.
Sì, io penso che in queste cinque partite possiamo fare grandi cose, come se non stiamo attenti rovinare tutto, diciamo, perché la classifica è molto corta e quindi se non siamo bravi e cinici a vincere le partite che dobbiamo vincere, possiamo anche, diciamo, sprofondare, quindi dobbiamo essere bravi in questo momento, stringere i denti in queste cinque partite, perché con due partite in meno possiamo essere sicuramente tra seconda, forse anche terza, quindi speriamo bene di non rovinare tutto qua. Allora io ti faccio l'ultima domanda sul piano personale. Giovanni Ciavarelli, vuoi toglierti qualche soddisfazione? Ne parleremo dopo. No, ce n'è una che mi voglio togliere, ma ne parliamo dopo. Vai, ma con Felice? No, dopo. No, su Felice non. Ah, non c'entra, va bene, allora avremo tutto il tempo nella seconda parte. Sì. Felice, la domanda invece che voglio farti ha a che fare appunto con le tue qualità, le tue doti. Sei molto sveglio, cioè quando ti arriva quel pallone del buon Matteo o da qualche altra fonte, tu sei capace di ragionare in un, come si dice, in un nanosecondo e sai quello che stai per fare. Difficilmente riescono a murarti, e se lo fanno, per i centimetri in più che hanno dall'altra parte, poi magari respingono fuori e quindi il blockout riesce, e sempre punto è. Sì, diciamo che ho sempre un po' puntato sulla tecnica, dato la mia fisicità, quindi magari molte volte provo ad uscirmene con un colpo piazzato, magari un money out, un colpo sulle mani, mani alte, magari che puntare sulla forza, e devo dire che ora, per ora mi sta riuscendo sto giochetto, spero che continui. Ti sta riuscendo, te ne riescono parecchio a quanto pare. Hai preso tanta fiducia in te stesso, sei d'accordo con me? Sì, questo sicuramente, perché mi mancava giocare, questa categoria non ci avevo mai giocato da titolare, e quindi partita dopo partita diciamo che sto acquisendo sempre più fiducia, e poi devo dire che qui si sta molto bene ad Ortona, quindi anche un po' l'ambiente ti aiuta a stare più sereno, più tranquillo, magari ad arrivare tranquillo alla partita e, diciamo, giocare al meglio, ecco. Benissimo Felice, io ti dico di rimanere qui ancora pochissimo, certo. E poi ti concederemo fino allo stacco pubblicitario. Prima di passare a Gianni Rosichini, una considerazione mia: quando stai per schiacciare trasmetti sempre la sensazione a chi ti sta seguendo che ci possa uscire qualcosa di buono. È il più bel complimento che ti possa fare. Grazie mille Sergio. Va bene, la nostra stima senz'altro, e sei stata una rivelazione davvero, questo te lo dico e te lo sottolineo. Grazie ancora. Grazie a Felice, poi ci saluteremo fra un minuto. Gianni Rosichini, a questo punto abbiamo elogiato talmente tanto Felice 7 che confermiamo praticamente quello che pensi tu di lui, giusto? Sì, sicuramente è un giocatore tecnicamente molto valido, per cui è giusto che faccia il suo percorso in questa maniera. Beh, certo, avercelo a disposizione non sarebbe un male, non sarebbe un problema, anzi sì, sarebbe una gran buona cosa. Assolutamente, sarebbe un giocatore molto utile, però io devo dire con tutta onestà che sono molto, ma molto felice e soddisfatto dei giocatori che ho. Sono d'accordo con te, e tra l'altro lo dico perché la tua squadra pratica un gioco per certi aspetti simile a quello della Sieco, gioco molto veloce e anche pieno di fantasia, tra virgolette, anche grazie a un ottimo palleggiatore che corrisponde a PPP, come lo chiamo io, Pier Paolo Partenio, anzi 4P perché c'è anche P come palleggiatore. Allora Gianni, questi due KO sono la conseguenza di che cosa? Te lo sarai chiesto un miliardo di volte, secondo te? Che cosa hai dedotto? Allora, fermo restando che bisogna dare il giusto merito agli avversari che ci hanno battuto, che hanno, certo, giocato bene, due grandissime partite, sia la Versa che il Palmi, questo, hai ragione. Certo. Io ho la sensazione che noi alla decima vittoria consecutiva, che è culminata tra l'altro con la vittoria molto netta, direi, su Tuscania, che era una squadra, sì, di altissima classifica come noi eccetera, forse è subentrato un po' il concetto che saremmo andati in discesa,
chiaramente Aversa ci ha risvegliato subito facendo un'ottima partita. Noi in quella sede non abbiamo giocato, non siamo entrati in campo oggettivamente. Già queste avvisaglie si erano un po' viste contro Roma, ma Roma non ha avuto... Lo dicesti alla mia intervista, ti ricordi? Sì, però Roma probabilmente era meno vogliosa delle altre squadre di batterci e quindi ad Aversa abbiamo preso onestamente una bella scoppola. Questo ci ha un po' condizionato nella partita con Palmi, che chiaramente è una squadra che si è rinforzata, e io penso tra le altre cose che con le situazioni iniziali del Covid, questo e quest'altro, certi valori stiano uscendo fuori adesso in maniera diversa da come sono stati fino adesso, condizionati da infortuni o appunto da queste assenze per il Covid. Per cui secondo me sta riniziando un nuovo campionato, tutto da giocare, noi abbiamo le carte in regola per ben figurare, per cui cercheremo quanto prima, fin dalla prossima trasferta, di rimetterci in carreggiata. Bene, allora facciamo uno stacco pubblicitario brevissimo. Felice, ti congediamo e ti lasciamo tra virgolette libero e complimenti ancora. Okay. E poi riprenderemo grazie subito mille. Con mister Rosichini, che avrà qualche minuto ancora con noi, resterà e poi sarà congedato altrettanto. Grazie Felice, complimenti ancora. Grazie siamo a voi. Tutti felici, tu sei felice e noi lo siamo al plurale, vai. Grazie ancora, ciao. 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 Ciao Gianni. Bene, allora riprendiamo mister Gianni Rosichini, rivediamo un po', rianalizziamo la gara col Palmi. Allora, va detto subito che, confermo quello che dici tu, perché anch'io ho visto la partita con l'Aversa, l'Aversa è in un periodo di grazia, veniva da 5 vittorie prima della sesta con voi, ha continuato a vincere addirittura sul campo del Grottazzolina, espugnando il campo marchigiano al tie break, quindi non è stato neanche casuale tutto quello che è successo, al di là dei tra virgolette demeriti dei tuoi in una giornata storta. Il Palmi sembrava l'Aversa, cioè nel senso che ha continuato a giocare bene, ha sbagliato pochissimo, una squadra con un gioco molto simile al vostro, con un ottimo palleggiatore Parisi, che è stato secondo me il migliore in campo, ha distribuito ottimamente i palloni. Poi ha giocato molto, moltissimo, ecco stiamo vedendo le immagini di Roberto Scaricaciotti, che ringrazio come sempre. Per quanto riguarda gli attacchi al centro, vi hanno messo in difficoltà anche con le battute e poi comunque sotto l'aspetto diciamo emozionale, umano, erano più reattivi, più carichi, o forse perché non avevano niente da perdere vista la magra classifica che non corrisponde al loro valore. Ho detto tante cose, Gianni, sei d'accordo con me o c'è altro? Tante cose tutte giuste. Da un punto di vista tecnico direi che siamo mancati però molto in battuta, e quindi è chiaro che poi la conseguenza è stata che loro hanno potuto ricevere bene, quindi il loro palleggiatore dirige il gioco con molta maestria, però solitamente noi siamo più bravi in battuta di come abbiamo dimostrato domenica scorsa, e quello è un fondamentale che dipende da noi. Sì, mi senti? Sì, allora, sì. Per quanto riguarda il muro è un'arma vincente, lo è stato in tante partite, soprattutto nella fase della grande rimonta. Complessivamente 10 muri punto, però non è stata la solita partita, perché sono arrivati quei muri, ma non sempre con l'efficacia giusta nel momento opportuno. Quindi talvolta succede anche che la casualità è quella, cioè puoi fare 7 muri consecutivi, però poi il 7 era già acquisito, quindi non necessariamente può essere una valutazione numerica determinante. E che avete avuto difficoltà anche in ricezione, proprio perché, come dicevi tu, giustamente loro battevano bene, vi mettevano in difficoltà, e invece la nostra squadra non ha avuto la serata giusta quanto a difficoltà per un avversario che invece riceveva tranquillamente, e poi era serena anche nell'impostazione la squadra calabrese. Ho avuto questa sensazione per tutto il tempo della partita. Sei d'accordo? Beh, allora, il discorso del muro è sicuramente vero, ma è una diretta conseguenza di come abbiamo battuto in maniera negativa, e quindi chiaramente più difficile poi organizzare il muro. Siamo mancati un po' dei fondamentali che abitualmente facciamo molto bene, che in questo campionato sono andati quasi sempre bene, quindi appunto la battuta e d'altra parte la ricezione. Sul discorso della serenità, secondo me Palmi è una squadra molto esperta, è abituata
chiaramente ha dei giocatori abituati a giocare anche questo tipo di partite, ha trovato una squadra giovane per grossa parte che in questo momento era in difficoltà. Poi il fatto di essere giovani ha i suoi lati negativi, se vogliamo definirli negativi, appunto che forse emozionalmente ci facciamo prendere troppo, ma ha i suoi lati positivissimi, perché dall'altra parte c'è un entusiasmo che ci permette poi, come abbiamo fatto quasi sempre, di giocare in una certa maniera. Oh, prima che me le dimentichi, la partita contro il Modica in programma domenica 14 marzo è stata anticipata sabato 13, è così? Non lo so, sinceramente. Questa è una notizia. Vabbè, te la do io allora la notizia, tra virgolette. Alle 20.30 la sera, quindi il sabato sera, probabilmente per motivi di aereo, perché Modica, certo, sta qui sicuramente dietro l'angolo. Modica avrà chiesto questo spostamento. Perfetto. Per motivi logistici. Quindi anziché il 14, sabato 13 alle 20.30. A proposito di numeri, eccetera, poi tra l'altro sentiremo un'intervista da Reut, che a fine gara ha sostituito il presidente, che non ce la faceva proprio a rilasciarla. Quindi l'intervista l'abbiamo fatta al team manager, che ascolteremo. Per le cifre, Eld e Trillini 9 punti a testa, e segnalerei 15 punti anche di Cattaneo con 45% complessivo offensivo, 50% di Michele Morelli per quanto riguarda l'attacco, con due muri vincenti, ma soprattutto 25 punti. Non è stato sufficiente un Morelli a tratti stratosferico a trascinare la squadra, si è anche arrabbiato tanto con i suoi compagni a più riprese, giocatore esperto che fa la differenza sicuramente, si è visto in campo, ce l'ha messa tutta, però chiaramente insomma, non si poteva pretendere l'impossibile. Giusto? Sì, Morelli ha fatto una buona partita, sicuramente dà fastidio perdere, quindi è un giocatore grintoso che ovviamente soffre certe situazioni come le soffriamo tutti, ma direi che io ho la fortuna di contare su un gruppo, ripeto, molto valido, che lavora molto in palestra, per cui sono fiducioso, inserito in un contesto, devo dire, rispetto alla mia prima permanenza fino a 3 anni fa, che è migliorato molto, nel senso abbiamo una società che ci mette nelle condizioni di lavorare serenamente, devo dire che c'è uno staff di prim'ordine e questo ci aiuta molto nel lavoro quotidiano. Sono molto molto soddisfatto di questo aspetto. La valenza dello staff secondo me quest'anno è un valore aggiunto importante. Gianni, hai detto una cosa utile, perché in un momento anche di difficoltà avere uno staff alle spalle di questa portata chiaramente è importante, cioè gratifica e diciamo ricarica anche la squadra, in primis proprio l'allenatore che sei tu. Allenatore che però adesso dovrà fare uno sforzo notevole, sicuramente l'hai già fatto, cioè che quello di ricomporre, ricompattare un ambiente che, come succede in certi casi, soprattutto come hai detto tu, quando una squadra è giovane, vive un momento illusorio, cioè ci sta andando tutto bene, arriveremo fino in fondo, vinceremo, abbiamo già vinto, ma non è così, non può essere assolutamente così. Cosa stai dicendo in questi giorni ai tuoi ragazzi, verso cui nutri giustamente la stima, come hai detto poco fa, sono tutti validi e lo confermo anch'io, perché sono veramente molto bravi, è stata una selezione eccellente quella fatta dal DS. Naturalmente, siamo fortunati ad affrontare certe gare, dobbiamo avere la gioia di giocarcele fino in fondo e questa deve essere l'unica emozione che dobbiamo avere, il piacere, il gusto di giocarci certe partite. E di farlo evitando anche, come hai detto opportunamente tu poco fa, ed è successo contro il Palmi, soprattutto contro il Palmi, errori se vogliamo anche banali, anche quelli che nessuno vorrebbe mai vedere in mezzo al campo, sono cose che succedono nella pallavolo, per carità. Però è anche vero che loro erano una giornata di grazia tale che non sbagliavano quasi nulla, una percentuale di errori bassissima. Quindi sarà, diciamo così, importante riprenderli sotto questo aspetto, diciamo, anche umano, va, mettiamola così. Ma io direi, ti dico per esperienza, quando una squadra ci crede più degli altri, gli episodi più o meno fortunati o casuali vanno sempre in direzione della squadra che ci crede di più. Noi abbiamo avuto anche in questa partita, in cui secondo me non ci abbiamo creduto mai di portarla in fondo,
abbiamo avuto delle situazioni per cui potevamo conquistare dei break, eccetera. In quei casi abbiamo sempre fatto delle stupidaggini. Questo ti dico capitolmente, succede sempre alle squadre che non ci credono più di tanto. Le squadre che lottano, che in difesa si danno da fare, che ci credono fino in fondo, poi alla fine hanno anche a favore degli episodi che spesso sono anche casuali, insomma. È vero, è vero. Cioè, gli va tutto l'ultima, per... palla delle, l'ultima palla delle, che poteva essere il 24 pari è andata fuori di due dita, insomma. Ecco. La normalità in questi casi è che vada dentro. Poi magari avremmo perso lo stesso, però avevamo raggiunto la parità essendo sotto. Per cui, ecco, secondo me questo dipende molto dal crederci e noi abbiamo tutte le carte in regola per crederci. La dea bendata si schiera dalla parte di chi ci crede di più. Mettiamola assolutamente così. Sì, assolutamente è sì. È vero. L'ultima domanda prima di licenziarti è sentire quello che ha detto Darroit, però ti concederemo prima anzitempo e intanto io farò rivedere il quadro della classifica. Classifica che io chiamo in causa proprio perché, Gianni, voi avete questo scontro diretto. Ah, ecco, già bravissimo, Maurizio a volo mi ha anticipato. Vediamo i primi quattro posti. Lasciamo, accantoniamo per un attimo il Tuscania. Ci saranno gli scontri, come abbiamo detto, tra le prime tre incrociati. Il prossimo turno vedrà la trasferta vostra sul campo del Galatina. Una partita che, secondo te, è giusto fare adesso, cioè proprio in questo momento? Nel senso che ha certi stimoli particolari, non solo dettati dalla classifica, ma anche dalla voglia di rivincita dei tuoi ragazzi. Suppongo che questo sia il momento opportuno, forse è meglio così. Allora, farei due discorsi distinti sulla classifica. Il primo discorso, noi dobbiamo da qui alla fine conquistare più punti possibili, mi sembra ovvio, ma questo non significa che poi avremo una situazione più o meno facile in relazione al posto in classifica. Proprio per il ragionamento che facevo prima, che certi valori che inizialmente erano diversi da questi possono poi tramutarsi in delle sorprese, per così dire. Non è detto che quella che è sesta o quinta sia più scarsa di quella che è quarta o viceversa, ecco. Quindi questo è un ragionamento di massima, ciò non toglie che noi cercheremo di fare i più punti possibili. Il secondo discorso è sicuramente meglio affrontare una squadra forte in questo momento di alta classifica, perché dobbiamo subito scrollarci di dorso certe paure e quindi dobbiamo subito affrontare una squadra che sappiamo già fin d'ora che sarà una partita difficile. Sono veramente d'accordo, infatti te l'ho detto anch'io, meglio affrontare Galatina che l'Aci Castello in una fase del genere. Assolutamente con, sì. Con tanti stimoli. E ho la sensazione anticipata che farete comunque una grandissima, faranno i ragazzi una grandissima partita, ve l'auguro di cuore. Gara che sarà anticipata di due ore, non domenica alle 18 ma alle 16, quindi giocherete con due ore d'anticipo. Ringrazio Gianni Rosichini, prima di mandare in onda quello che ha detto a fine gara, chiaramente era abbacchiato pure l'ultimo manager Dario Darò, e te lo ascoltiamo insieme. Tu Gianni puoi anche lasciarci, anche perché hai un impegno in questo momento e quindi, come promesso, sei svincolato in questo istante, va bene? Grazie ancora dell'Abba Pineto, Gianni Rosichini, ci sentiremo spesso durante il resto delle puntate, anche perché la stagione speriamo che sia molto lunga, sarebbe di buon auspicio. Grazie, arrivederci a tutti. Buonasera. Grazie Gianni, sentiamo allora Darroit a fine gara. Dario Darroit, sorriso amaro, general manager dell'Abba Pineto, giornata storta, è andato tutto male, grande merito anche e soprattutto della squadra calabrese, però la squadra nostra era veramente irriconoscibile a tratti, ha giocato bene così così, trascinato da un Morelli che ha fatto miracoli, ma di più non si poteva, e anche da un Partenio che francamente ha avuto dalla sua una ricezione molto latitante. Ma se dobbiamo fare un'analisi della partita, devo dire che non siamo riusciti soprattutto a battere bene e abbiamo messo nelle condizioni loro di giocare sempre una palla con un doppio più e questo gli ha permesso di impostare il gioco in maniera ottimale. I centrali loro hanno fatto una grande partita. E hanno giocato tanto al centro loro. Sì, questo è proprio il segnale di una poca efficienza nostra in questo fondamentale.
Se poi aggiungiamo che invece loro al contrario hanno fatto una partita molto importante sotto l'aspetto della battuta, mettendoci in grandi difficoltà e costringendoci a giocare a sua volta noi con pochi primi tempi, questo è un po', diciamo, il quadro generale di questa partita. Peccato, perché comunque venivamo da un momento importante, sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento perché ce lo aspettavamo. Dobbiamo adesso chiaramente ripartire, analizzare quelli che sono stati gli errori, le problematiche e continuare il campionato, che comunque è un campionato che ci vede comunque sempre nelle prime quattro e che comunque è un campionato che poi vedrà il suo finale importante nei playoff. Quindi, se dovessi dire è meglio perdere adesso che perdere ovviamente dopo, forse è meglio perderla oggi questa partita. Riprendiamo allora in diretta Giovanni Ciavarelli, è rimasto con noi il responsabile della comunicazione della Seco Service in Paio d'Ortona. Prima però, Giovanni, voglio vedere insieme a te la classifica, anzi il quadro dei risultati della Serie A3. L'avevamo dato un'occhiata rapidissima al completo con il KO che abbiamo detto prima dell'Abba Pineto in casa col Palmi 1-3, 25-23, poi sconfitta la squadra pinetese a 21-22-23. Per quanto riguarda gli altri parziali, Legge Tuscania 1-3, Aci Castello Sabaudia 3-1, Ottaviano Modica 1-3, 2-3 tra Grottazzoni e Aversa, 0-3 tra Roma e Galatina, Galatina che conduce con 43 punti e ospiterà l'Abba Pineto nel prossimo turno, a 42 il Grottazzolina che sarà di scena proprio a Pineto alla fine di marzo per l'ultima della prima fase, quindi 42 punti per Grottazzolina, 38 punti Abba Pineto e Tuscania, 28 Aversa con una gara in meno, Modica 27, Sabaudia 24, Palmi 21, Roma 20, Lecce 16 con una gara da recuperare, Ottaviano 13, Aci Castello 8 punti. Per quanto riguarda la Serie B non si è giocato, se non in una gara di recupero di posticipo del Gada Pescara 3 che ha ottenuto il primo successo. Avremo ospite qui il mister Bruno Mazzuccato nella prossima puntata. Va a vincere sul campo del Fermo per 3-2. Vediamo la classifica allora aggiornata di questo turno, parziali 25-21, 17-25, 9-15. La classifica aggiornata dunque vede ecco le prime tre, naturalmente hanno giocato il 24, che sono Porto Sant'Elpidio, Arabona e Impianti Futura Terra, 15-14 e 13, Pagliare del Tronto, prossimo avversario del Gada Pescara 3 al Palorfento con 6 punti, a 4 e Fermo, 2 primi punti dunque per la formazione pescarese che ha avuto con Corinne Perna, schiacciatrice, con 20 punti, 52% in attacco e 41% di ricezione perfetta, 35% di ricezione perfetta per Carla Ronzitti, altra schiacciatrice con 15 punti e 45% offensivo e 2 ace. Bene anche Chiara Cocco, 15 punti per lei e con un 45% in attacco, 12 punti a testa per Marta Angeloni e Lucrezia Ceroni, Alice Di Francesco 4 punti e un punto per Sara Beltrani, 50% in attacco. Vi ricordo che i liberi sono Marianna Caravaggio e Francesca Raiola. Non è entrata Giulia Dall'Orso, ha giocato anche Alessia Donatelli ma anche Sofia Di Girolamo, senza ottenere comunque punti. Per quanto riguarda il prossimo turno, lo vediamo insieme, ripartendo dalla Serie A2. È proprio qui, Giovanni, la trasferta di Cantù è una partita tutt'altro che semplice, anche se la classifica è quella che è dei canturini. Sì. Quindi partita che si giocherà domenica alle 18, orario canonico, per la Siego Ortona sul campo del Cantù. Che prevedi? È impossibile con la Siego. Sì, se non sbaglio l'andata andò piuttosto bene. Sì. Bisogna vedere come i ragazzi affrontano questa trasferta, bisogna vedere le condizioni di Cantagalli, perché senza nulla togliere a Carelli, ma Cantagalli è Cantagalli, una parte della squadra, diciamo. È un trascinatore, certo. Va bene, dai, ti risparmio il resto del pronostico. Vediamo invece il quadro degli altri turni, perché domenica 7 marzo, abbiamo già anticipato, l'Abba Pineto giocherà a Galatina, scontro dunque veramente al vertice alle ore 16, però e non alle 18, in B maschile, riprenderà regolarmente il campionato. Sabato 6 febbraio l'Alba Adriatica sarà ospite dell'Ancona, alle 17.30 giocherà, mentre per quanto riguarda il Paglieta, l'altra abruzzese ma nell'altro girone,
e il Pagneta riposerà dopo tre turni giocati in casa. Ecco qui in grafica il turno di riposo del Pagneta. Passiamo alla B1 femminile, nota dolente ancora una volta, la vedremo fra un attimo. Per quanto riguarda l'Altino, Tenaglia giocherà sul campo del Cisterna sabato 6 marzo alle 17.30. In programma sarebbe stata anche la partita della Connetti.it Chieti sul campo del Sant'Elia alle ore 18, ma indovinate, per la settima volta consecutiva su 7 incontri, rinviata anche questa. Però le ragazze stanno tutte bene, quindi per una questione di protocollo la questione, appunto il bisticcio di parole, slitta alla settimana successiva, quando finalmente la Connetti Chieti scenderà in campo, ve lo anticipiamo, il 13 di marzo contro il Trevi. Questa è una data storica quest'anno per il povero Giorgio Nibbio, allenatore, ma con tutta la sua truppa non può ancora esordire. In B2 femminile invece, da segnalare, oltre al match interno del Gada Pescara 3 contro il Pagliare del Tronto sabato 6 marzo alle ore 17 al Pala Orfento di Pescara, il giorno dopo il big match sarà tra due candidate lassù in alto alle prime posizioni e soprattutto due abruzzesi, Impianti Futura Teramo contro la Rabona alle ore 17.30, appunto di domenica 7 marzo. Poi vedremo anche i risultati della Serie C con un breve servizio. Però Giovanni, che cosa volevi dire prima? Dice, io ho una curiosità da espletare, sentiamo. Sì, no, riguardo della partita con il Brescia, mi è capitato di leggere successivamente nella rassegna stampa una dichiarazione di mister Zambonardi che, insomma, vorrei un attimo replicare al mister, che era rammaricato di aver regalato due set all'Impavida sabato scorso. Si riferiva ai primi due, ovviamente. Sì, ma potrei dire anch'io lo stesso per il terzo e il quarto. Per terzo e del quarto, perché noi dobbiamo sempre ricordare che abbiamo giocato senza un Cantagalli, che è sicuramente un profilo di futuro successo. Abbiamo giocato senza uno Shavrak, che al meglio delle condizioni avrebbe potuto dare molto, o comunque dare il cambio a due giocatori che giocano di continuo, come Marinelli e Sette, giocano di continuo senza un attimo di pausa, anche turni infrasettimanali. Quindi insomma, non è che Brescia abbia regalato nulla, anzi, per come stavano andando le cose, c'è stato un rilassamento più della nostra squadra. Giovanni, non solo concordo con te, ma addirittura io sono estremamente sincero, alla vigilia del match, non so tu, ma io lo confesso pubblicamente, non ci avrei scommesso nulla sul successo della Sieco per le condizioni di cui giustamente tu testè hai ricordato. Ma anche perché Brescia è un'ottima squadra. Ma anche per il fatto che Brescia veniva da due vittorie, una delle quali contro il Bergamo, che non aveva battuto nessuna squadra. Quindi anche sul piano psicologico il Brescia era avvantaggiatissimo. Però l'Ortona, l'Impavida, ha dato ancora una volta dimostrazione di essere Impavida, come abbiamo detto nel titolo. Sì, anch'io non nutrivo molte speranze, ma io sono notoriamente pessimista. Però per come si erano messi i primi due set, onestamente, però poi alla fine bene così comunque. Vabbè, sorvoliamo, voglio invece da te, abbiamo poco tempo, però qualche cosa te la voglio sentir dire, perché abbiamo anche un ultimo servizio sulla Sieco Ortona di Serie C. Sì. Velocissimamente, vorrei sentire un po' un tuo giudizio sulla stagione dell'Impavida. Quinto posto fino a questo momento, però una stagione, diciamo, con tanti alti e pochi bassi, complessivamente più che positiva. Sei d'accordo con me oppure pensi altro? Sì, no, sono molto d'accordo, poi sempre per la sincerità, ci sono molte squadre che sulla carta hanno giocatori di anche categoria superiore, magari con budget differenti, e onestamente la parte iniziale della stagione è stata migliore rispetto a quello che mi potessi immaginare. Probabilmente per una squadra costruita come la nostra qualche momento di pausa c'è, e non bisogna aspettarsi sempre partite al top. Però è una bella pallavolo che stai esprimendo, sì, giusto? Quello sicuramente, sì, certamente. Vabbè, ripeto, da gusto vedere giocare l'Impavida.
Sì, e non dà gusto nonostante manchino quei punti su cui uno magari aveva costruito la squadra inizialmente. Non credo che Šavrak fosse destinato ad esempio a fare panchina, poi la sfortuna ha voluto così. Però recuperarlo adesso, alle soglie dei playoff, a pieno naturalmente, a tempo pieno, può essere un elemento in più, un acquisto lungo il percorso. Oh, senza dubbio, poi saranno problemi per Nunzio, perché alla fine anche Marinelli e Sette non stanno demeritando, però meglio averlo che non averlo, insomma. Se qualcuno non gira una giornata, c'è un cambio più che valido. Ti faccio l'ultima domanda, Giovanni, anche perché spero che tu torni anche altre volte nella nostra trasmissione. Come pensi che andrà a finire? Cioè, la posizione, voglio sentire, arriverà alle semifinali, alla finale, visto che manca all'appello quel purtroppo dato che sappiamo bene che ha a che fare con la Coppa Italia, ai noi. Sì. Non ci pensiamo più, va. No, pensiamo quella cosa veramente... Dove potrà arrivare? Che potenzialità? Se io ti dicessi almeno fino alla semifinale ci arriverà? Non sarebbe sbagliato dirlo, perché in fondo noi abbiamo disputato ottime partite. Noi abbiamo vinto una partita contro Siena in casa che è stata giocata benissimo nonostante il 3-2, ma ripeto, stiamo parlando di Siena. Abbiamo vinto a Taranto che abbiamo fatto giocare il libero come schiacciatore, Pesare. Sì. E bravo, quindi, Pesare schiacciatore, sì. Bravissimo, cioè probabilmente abbiamo vinto perché non ci avrebbero scommesso niente loro, ma ripeto, potrebbe arrivare abbastanza avanti, soprattutto se adesso piano piano torna allo stato di forma che avevamo all'inizio. Lo penso anch'io e speriamo che avvenga, questo sì, per tutte e due le squadre, ma il Pineto magari anche oltre, speriamo, ce l'auguriamo di cuore con una promozione, vorremmo vedere tanto un derby di Serie A2 quest'anno. Passo alla Serie C, così ci sentiamo il servizio realizzato da Gianfranco Di Lizio, che ringrazio in anticipo. Allora, velocemente il quadro dei risultati della C maschile per la terza giornata, dove non si sono disputate Torrione, L'Aquila, Termoli e Avezzano Jurassic, invece hanno trovato svolgimento Teate Campobasso 0-3 e Sieco Ortona Teramo 3-1. Di questa gara vedremo il servizio. Campobasso 9 punti, 3 punti per la Cetias Montesilvano insieme con la Sieco, e tutto il resto, naturalmente ci sono tanti recuperi da effettuare, a quota 0 Termoli, Jurassic, Avezzano, Teramo, Torrione, L'Aquila e Teate. Passiamo alla C femminile, girone A, anche qui naturalmente terza giornata, Cussaquila Nereto non si è disputata, Pratola Cetias Montesilvano 0-3, 3-0 per Giulianova, sul Torricella Sicura riposato il Montorio. Giulianova, Cetias Montesilvano e Pratola sono prime in classifica con 3 punti, anche qui tante gare ancora da recuperare. A quota 0 ci sono Montorio, Nereto, Cus L'Aquila e Torricella Sicura. Passiamo al girone B infine, anche qui terza giornata, Connetti.it Chieti, Loco Volley, Colle Corvino, Loreto, Aprutino 0-3, Campobasso Penne 3-2, 3-2 anche tra Junior Ortona e Cepagatti. Quindi una giornata positiva per Ortona, vinto su tutto il fronte. Riposato la D'Annunziana, 4 punti in classifica per il Penne, seguito dal Loco Volley con 3 punti. A quota 2 c'è il Campobasso, ecco qui, insieme con la Junior Ortona. Per quanto riguarda i Cepagatti, un punto. D'Annunziana e Connetti.it Chieti, 0 punti. Vediamoci allora questo servizio sul Sieco Ortona Teramo, vinto dall'Ortona per 3-1. Ascoltiamo dal microfono di Gianfranco Di Lizio, ringrazio anche Carlo e Fabio Di Blasio per la parte tecnica, ascoltiamo i due allenatori, Gervasio Iurisci e Claudio Mottola, rispettivamente di Ortona e Teramo. Via. Prima vittoria per la Sieco Service in Pavida Ortona in questo campionato di Serie C, e questi primi 3 punti che sembravano cosa fatto guardando i primi 2 set che sono stati vinti agevolmente, poi cosa è successo? Niente, sono ragazzi giovani e quindi diciamo che mantenere una continuità è sempre un po' difficile, soprattutto ragazzi di 15 anni, c'erano due ragazzi di 13 anni. Comunque allora, siamo partiti molto bene i primi 2 set, dove veramente abbiamo sbagliato nulla.
Poi piano piano il Teramo ha cominciato a giocare, ha cominciato ad essere una squadra compatta e ci ha dato un po' fastidio, e questo i ragazzi purtroppo ne hanno un po' risentito, soprattutto per la giovane età, hanno poca esperienza, però è un risultato straordinario perché i ragazzi l'anno scorso hanno fatto la Serie D, ci siamo fermati a metà campionato, quindi sono davvero molto contento per loro perché si vedono molti progressi e questa è la cosa più entusiasmante che c'è. Sono felice di vedere i loro volti che alla fine contenti di una bella vittoria, una bella prestazione, sia singolarmente vedere i ragazzi e poi i di gruppo. Claudio Mottola, che è il mister della squadra del Teramo, che questa sera ha dovuto soccombere contro la squadra ortonese. Come ha visto questa partita? Perché l'Ortone era partita sparata vincendo i primi due set. Indipendentemente dalla partita ho visto la mia squadra che praticamente da quando hanno deciso di fare l'inizio dei campionati abbiamo fatto solo due allenamenti. Due sabati fa ho dovuto giocare io perché mancavano i ragazzi che preferivano evitare di giocare, quindi siamo riusciti a fare comunque una squadra che giocava, per cui il primo set è stato un po' di ambientamento, poi gli altri sono stati divertenti penso per tutti quanti. I ragazzini del Teramo, di Ortona, sono sicuramente una fonte per l'Abruzzo del volley che magari in futuro faranno tutti quanti bene. Avremo sempre un servizio di Serie C, ricordando che per due mercoledì consecutivi la Seco Service in Palio di Ortona giocherà due recuperi, il 10 marzo alle 20.30 in casa contro il Reggio nell'Emilia, il 17 marzo in casa però alle 19 contro il Prisma Taranto. Chiudo con 10 secondi, un telegramma, si usa tanto questo termine che poi i telegrammi in effetti non si usano più, ma comunque per dire brevemente, in poche battute, il futuro dell'Ortona si chiama anche attività giovanile da sempre. Giovanni. Sì, anche storicamente con due scudetti nazionali vinti negli anni Ottanta, sui giovani ci si fa molto affidamento. Stavo appunto notando che dal servizio la Serie C ha abbassato molto l'età, stavo vedendo anche Teramo, e quindi sì, meglio iniziare a fare esperienza da subito che languire solo nei campionati giovanili. Grazie a Giovanni Cevarelli, responsabile della comunicazione della Sieco, grazie a Maurizio Dagui e a Karim per la parte tecnica, appuntamento al numero 4 per mercoledì prossimo alle 21.30, grazie e buonanotte. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.